Campo Marzo o Campo Marzio? In queste settimane, come giusto che sia, abbiamo dato voce alle due fazioni, sia a chi sostiene che il termine derivi da Marte, come in tutte le città italiane, e Venete, che analogamente a Vicenza hanno legato la loro storia all'antica Roma, sia a chi invece rivendica l'unicità del Parco Vicentino, che originariamente sarebbe stato un acquitrino, e quindi, in questo caso, Marzo da Marcio, in lingua veneta Marso. Nel pieno rispetto delle due teorie, abbiamo potuto appurare che gli studiosi sono divisi perché manca un documento decisivo che possa dirimere la questione. Laddove non arriva la storia, dunque, proviamo a fare una valutazione sul fronte linguistico. Vicenza, oggi patrimonio dell'UNESCO, e la lingua veneta, degna di tutela, sono meritevoli innanzitutto di verità. Per questo abbiamo contattato un esperto, Alessandro Mocellin, linguista veneto. Vorrei ringraziare Rete Veneta per aver acceso le luci sulla questione Campo Marzo, Campo Marzio a Vicenza, perché grazie anche a queste piccole cose diventano delle occasioni per indagare noi stessi. Bene, ringraziamo anche noi Alessandro Mocellin e gli chiediamo: posto che tanto Marzo quanto Marzio nella cultura latina conducono inequivocabilmente a Marte, in lingua veneta il toponimo Marzo fa riferimento solo a Marcio? Oppure riporta anche all'antica divinità della guerra? E andando del Rio alla versione veneta, se è possibile mantenere in pie, diciamo che così, una sana ambiguità tra tutte e due le possibilità. E ora, Marzo, prima di tutto, in Veneto, e vuol dire, lo metto qua in italiano, il mese di marzo. Però, in Veneto, la stessa esatta parola, sempre marzo, con altre etimologie in realtà, la vuol dire, la corrisponde all'italiano, marcio. Perfetto. E da dove sei che viene queste due parole qua? Marzo, il mese, e viene dal nome della divinità Marte. Martius Mensis, e era il mese dedicà al dio Marte. Vedi qua la raisa, no? Marte. Perfetto. Invece la parola italiana marcio e la corrispondente parola veneta marzo le viene fuori dal latin Marcidus. Dunque marcio deriva da Marcidus, mentre invece il campo nel Medioevo veniva definito Marcius, come Ancus Marcius, quarto re di Roma, dove Marcius era tratto da Marte. Marte da cui deriva tanto Marzio quanto Marzo, che infatti è il toponimo del Parco Vicentino. Insomma, anche la lingua veneta non dirime la questione, anzi, una volta di più, spunta prepotentemente fuori lui, Marte, col suo sorriso sarcastico che ancora oggi semina discordia sui termini. E infatti i vicentini, nel definire il loro campo, dicono tanto Marzo quanto Marzio, e molte volte non in contrapposizione, ma in entrambi i casi in riferimento alla divinità della guerra. Tutto ciò non esclude ovviamente che il parco nel corso della storia sia stato anche un acquitrino, ma in ogni epoca, dall'antichità al Medioevo fino al Rinascimento e alla storia recente, la gente ha scelto come chiamare il suo parco, e allora crediamo che oggi siano ancora i cittadini a dover decidere Campo Marzo o Campo Marzio?